Ci troviamo presso il locale qui a Termoli, bar caffetteria 10.5, perché fra poco assisteremo a un incontro letterario, Leggere ovunque si intitola questo incontro, che è appunto a cura della rivista Camastra, possiamo dire così, sì, che è curata dalla nostra amica e professoressa Fernanda Pugliese, e dove si parlerà insomma di rassegne di autori stranieri che scrivono in italiano, in altre parole, diciamo così, no, tra virgolette. Allora, Fernanda, raccontaci un po' come è nata questa idea e a cosa assisteremo, insomma. Allora, sì, grazie per questa occasione. Abbiamo scelto di portare in giro questa rassegna di scrittori stranieri che scrivono in italiano nell'ambito di un progetto dell'associazione Incontrare con il presidente Giuseppe Vaccaro e con il centro studi sulle lingue europee del Mediterraneo che fa capo alla rivista Camastra. Allora, abbiamo scelto proprio questo argomento, leggere in italiano e leggere ovunque. Perché noi tuteliamo le minoranze linguistiche, tutte le lingue del bacino del Mediterraneo nel nostro centro studi, però anche favoriamo la lettura in italiano e quindi alla ricerca di questi autori stranieri che scrivono appunto nella nostra lingua. Abbiamo trovato questa scrittrice di origine bengalese che ha scritto i suoi libri non tradotti in italiano, ma direttamente in italiano. E si chiama Jhumpa Lahiri. Guarda, devo dire una cosa, proprio in questa giornata leggevo qualcosa che è inerente qui a Termoli, c'è la proibizione di usare i cellulari a scuola ai ragazzi, e facevo questa riflessione. È davvero una bellissima cosa, perché questo fatto qua anche di leggere libri che sono la cultura, la saggezza popolare, anche artistica e quant'altro, il libro è comunque una fonte di sviluppo mentale invece di queste diavolerie tecnologiche. Quindi questo incontro letterario capita proprio a fagioli. Devo dire che, vabbè, tu sei sempre stata capostipite in questo senso, Fernanda, davvero è una bellissima idea, perché i libri bisogna ricominciare a leggere, basta con queste cose tecnologiche, non ci vanno proprio bene più, vero? Sì, ma infatti abituare i ragazzi e anche gli adulti, perché pure noi adulti ormai leggiamo poco, perché siamo anche noi attratti dai nuovi oggetti dei media diavolerie. E diavolerie, comunque sono anche interessanti, hanno il loro valore, però ecco, tornare alla lettura, ripeto, ovunque è una cosa molto interessante, perché si può leggere in treno, si può leggere in autobus, si può leggere in un locale, si può leggere a casa. E il fatto che abbiamo coinvolto anche i ragazzi delle scuole, abbiamo fatto già degli incontri con gli adulti, questo è il terzo appuntamento, e gli incontri con le scuole, diciamo, è molto interessante, perché ecco, comunichiamo queste nuove esperienze ai ragazzi. Quindi oggi avremo una scolaresca, una classe, chi viene oggi a sentire quello che ci dirai tu adesso in questa situazione? Allora, oggi viene una classe della scuola Schweizer, una terza, con le professoresse di italiano Giuseppina Gallina e di arte Carla Di Pardo, e loro hanno fatto anche un laboratorio, hanno letto i libri di questa grande scrittrice, che tra l'altro è stata nominata anche commendatore al lavoro dal Presidente della Repubblica Italiana e premio Pulitzer per la letteratura, oltre che la laurea honoris causa all'Università di Bologna. Presumo che ci saranno altri incontri di questo genere. Certo, abbiamo tutta una serie di incontri anche presso il nostro centro studi. Grazie. Bene, adesso ascoltiamo invece quello che ci racconterà la professoressa Giuseppina Gallina dei ragazzi qui presenti per questo esperimento, questo incontro letterario. Che cosa avete preparato e come vi siete approcciati a questa cosa? Noi abbiamo avuto l'occasione di partecipare a questo importante evento culturale che ci ha dato l'opportunità di far incontrare i ragazzi la scrittrice Jhumpa Lahiri. Grazie a Camastra, grazie a Informare, abbiamo avuto questa opportunità e quindi abbiamo letto dei brani di un romanzo scritto da lei in lingua italiana. Abbiamo potuto riflettere sull'importanza della lingua, di una prima e di una seconda, in questo caso anche di una terza lingua, e sul fatto che sia possibile innamorarsi di una lingua. Quindi per quanto riguarda un percorso di italiano è molto importante, perché per noi insegnanti di italiano che dobbiamo riflettere sulla nostra lingua è importante dare uno spunto di riflessione e anche uno spunto molto motivante ai ragazzi, che sono stati molto presi da questo racconto e da questo percorso. Hanno detto che i ragazzi hanno risposto alla grande, mi sembra di aver capito.
Sì, sono rimasti molto colpiti, infatti qualcuno è già pronto a preparare un approfondimento su questa scrittrice. In un'era tecnologica dove ormai si parla solo con i telefonini o con quant'altro, con internet, farsi lezioni di questo genere è come tornare un po' all'antico, insomma, perfetto. E tornare alla reale cultura, al libro da leggere, alla lingua sulla quale riflettere, sì, è la cultura quella vera. Questo non può che farci piacere, professore. Sì, anche a me, infatti ringrazio le due associazioni culturali che ci hanno offerto questa opportunità e ci hanno dato questo spunto. Ed ecco, con l'eclettica e diciamo molto attiva professoressa Carla Di Pardo, con loro i ragazzi, con la professoressa Gallina hanno fatto diciamo letteratura, con te invece hanno lavorato con arte e diciamo anche sulle situazioni che dopo vedremo. Allora Carla, questo progetto davvero è interessante perché almeno i ragazzi riescono a tornare a sviluppare un po' anche la loro mente, non solo i tasti del telefonino. Sì, sì, certo, assolutamente. Intanto si parla di lettura, di libri e quindi già questo è un punto avanti. E lo facciamo in un caffè perché appunto il progetto è Leggere Ovunque. Ringraziamo l'associazione Camastra e l'associazione Informare che ci hanno invitato, ci hanno coinvolto quindi a cooperare. E come scuola abbiamo aderito subito insieme io e la collega d'italiano Giuseppina Gallina. E lei si è occupata della lettura del testo e io abbiamo estrapolato dal testo una parte dove la scrittrice spiega che lei ha preso appunti, diciamo come appunti di viaggio e come faceva Matisse le ha messe insieme con la tecnica del collage, quindi ha unito queste cose. Noi abbiamo usato proprio il libro di Matisse sul collage, Il giardino di Matisse, e abbiamo creato dei segnalibri da omaggiare oggi insieme ai ragazzi nel laboratorio di appunto artistico espressivo rispettando la tecnica di Matisse. Professoressa, un'ultima cosa, possiamo dire in questo momento con questi progetti in atto che se questa tecnologia è 2.2, 3.0, 4.0, con questa possiamo dire tranquillamente siamo tornati anche alle origini? Sì, siamo tornati alle origini e per fortuna, perché è vero che dobbiamo andare avanti, assolutamente, il cambiamento è fondamentale, ma ricordiamoci sempre da cosa partire. Beh, adesso è il momento anche di sentire il parere dei protagonisti, perché comunque loro, i ragazzi, sono i protagonisti che hanno fatto questi lavori che richiede questo progetto. Allora, come vi è sembrata questa cosa? Ma è stata un'iniziativa, secondo me, cioè abbiamo fatto solo noi, quindi secondo me noi ringraziamo i nostri professori ed è stata molto creativa, molto bella, ci fa piacere ovviamente fare queste cose oltre a magari studiare cose diciamo solo riguardo la scuola e quindi diciamo siamo molto contenti. Come ti chiami? Samuel. Staccare un attimino diciamo la testa e le mani dai telefonini per fare cose più terrene, com'è stato per voi il passaggio? È stato traumatico o vi è piaciuto? È stata una bellissima esperienza provare anche qualcosa di diverso da stare sempre attaccati agli schermi. È stato bello appunto elaborare cose nostre da zero e creare nuove cose magari non sempre stando attaccati agli schermi. È stata un'esperienza nuova e creativa. Ti chiami tu? Christian, ma d'ora in poi leggerai più libri e meno telefonini o PC? Sì, sicuramente è stato anche una cosa. Li puoi leggere anche sul telefonino comunque? Sì. E tu invece ti chiami? Marta. Marta, allora per te questo progetto come ti è sembrato? Sì, è stata sicuramente una bellissima iniziativa, diversa dalle altre, quindi anche una bella esperienza che non abbiamo mai svolto, essendo anche più ristretta la cerchia e sicuramente più comprende più cose e riusciremo a fare sicuramente meglio. Quindi sarete contenti se questo progetto andrà avanti ancora di più? Sì, molto. Bene, grazie Marta, grazie Christian. E grazie Samuel. Okay.